sentito dire al filosofo non devono interessare le femmine. Vero è che la banalità della vita, specialmente poi nel paese dei balocchi, delle pseudo società mercantile, dove l'essere è ridotto ben al di sotto di ciò che si ha, che si fa, che serve. Succede che sì, la differenza tra Pitecco, scimmia e Homo sapiens sia minima, nel senso l'Homo sapiens rinuncia al sapiens e anche all'uomo e torna a essere lo scimmione appresso alle condizioni della natura. Ora, per carità, si vive, c'è chi ha tutto il diritto di vivere la natura come meglio crede, il mondo questo è, la vita questo è, ma c'è anche il fatto che la natura comporta una generatrice, la generatrice è la femmina, il maschio è il fecondatore. Pertanto non ci sorprende, insomma, che tutto l'aspetto naturale abbia una sua femminilità, non solo la grande madre, vabbè, senza andare... Ora succede che quindi praticamente i riti di accoppiamento sono quelli animali, indubbiamente abbiamo l'aspetto animale dell'essere umano, scimmiesco, per cui si va appresso, perdonatemi l'espressione, ma è proprio per dare un senso di banalità, nel senso a questa banalità, a culi e tette, no? Come se culi e tette, tra l'altro addirittura vengono sfoggiati anche da donne che dovrebbero in qualche modo, vorrebbero essere apprezzate per le loro qualità intellettuali, indubbiamente ci saranno pure, ma poi si sfoggiano culi e tette, manco come fossero titoli di studio. Cioè, e gli uomini vanno a prendere. Allora, che cosa tu, a seconda dell'esca che oppure di ciò che offri, è chiaro che avrai quel livello, anche quella qualità, o quella non qualità, o quella quantità, anche da parte di chi verrà attratto da quella cosa, di chi si interessa a quella cosa. Ma non è questo, perché comunque, ripeto, riguarda la natura, e l'intelletto non è nemico della natura, anzi la comprende. Forse molte cose naturali non riescono a comprendere l'intelletto divino, ma questo è un altro discorso. La cosa che mi obbliga a dire, cioè il filosofo non dovrebbe apprezzare la femmina, oppure non l'apprezza in qualche maniera, non è che non l'apprezzi. Non apprezza la banalità, e in qualche modo anche la maturità dell'uomo dovrebbe corrispondere, esistere, a un certo punto realizzarsi, così come la maturità della donna. Faccio un esempio banale, da ragazzi, da adolescenti, si devono fare delle esperienze fin troppo naturali, si devono, ma non per forza, si devono perché si vive, si deve capire, e una delle cose, una delle milioni, miliardi di cose da capire è anche questo potere inconscio, conscio o inconscio a seconda della maturità della donna, di gestire l'uomo. In pratica, non so se è capitato da ragazzi, no? Di guardare una ragazza, magari tra amici, di fare, e di stare lì a chiedersi: adesso vado, faccio, ci provo, la vedo, ah guarda, sta facendo ammicca, questo che significa, tutte queste. Mentre il ragazzo fa queste considerazioni, lei, la ragazza, se ovviamente se il ragazzo piace anche il ragazzo piace a lei, e se ha piacere di essere, come dire, corteggiata, sedotta, eccetera, ha già fatto della sua mente quello che sta per succedere, e succederà. Lui si avvicinerà, ci proverà, potrebbe prendere i pali, come si dice, ma potrebbe andare a meta, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è questo potere di determinare in qualche modo, di individuare, di conoscere, di prevedere, di addirittura di gestire un comportamento di un'altra persona, in questo caso del maschio nei confronti della femmina, mi ha colpito. Dice, è una questione di maturità istintiva, perché da, o addirittura conscia, quindi maturità cosciente della persona. Sta di fatto che
che un ragazzo, un adolescente, corra appresso, come abbiamo detto prima, culi e tette di una ragazza come elemento attraente, ci sta, può essere anche ridicolo, perché a volte magari si viene delisi dalla stessa ragazza, che so, il suo approccio è stato stupido, banale, inesperto, eccetera. Può andar bene, può andar male, non è questo il punto è che diventa patetico quando a 50 anni un uomo corre appresso a culo e tette come farebbe un adolescente. Quello è patetico. Quando si dimostra di non essere maturati neanche di un'antecchia, come si potrebbe soler dire. Pertanto lì abbiamo un qualcosa per cui il filosofo, ovviamente, ma anche senza diventare, senza essere filosofi, basta essere osservatori, in qualche modo coerenti, il filosofo si domanda quanto ne vale la pena. Cioè, le donne siedono sulla loro fortuna, è un discorso materialista, per carità, quasi meccanicista, fin troppo naturale. L'uomo non è qualcosa di più di quel pezzo di carne, la donna non è qualcosa di più di quel pezzo di carne, l'essere umano non è qualcosa di più di quell'ingranaggio, di quel consumatore, di quell'animale. Cioè, ma noi possiamo, per carità, io voglio vivere la vita da animale, mi voglio vedere questo mondo, sono venuto in questo mondo apposta per fare cose banali. Benissimo, falle, non sono banali, sono speciali perché le faccio io. Ancora meglio, vai, goditela. Non è questo il punto. E non è il discorso che vuole arrivare alla spiritualità, all'essenza, all'essere, no. Semplicemente un discorso proprio legato alla dignità di se stessi, alla concezione di se stessi. Questi esseri discendenti dal Sapiens, che si distinguono dal Pitecco per quella coppia di cromosomi, sono davvero rivolti a essere qualcuno? O devono soltanto rimpiangere di non essere scimmie? Era giusto un'osservazione quasi divertente, mi auguro che sia così. Ave.